Siamo a un passo dal lato oscuro. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. È fragilissima la barriera che ci divide dal lato oscuro, dal lupo cattivo, dal cadere in quello stato di profonda rabbia, violenza che tutti vorremmo costantemente evitare. Non vorremmo mai che ci succedesse. Eppure lì, basta pochissimo, basta un piccolo innesco e tutto scoppia. Me lo sono sentito addosso di recente, un inconveniente che può essere giudicato grande o piccolo a seconda di come lo percepisci, a seconda delle conseguenze che può avere, anche se quando queste conseguenze non sono trascurabili non è mai una roba troppo grave. Ecco, basta un innesco del genere e tutto improvvisamente diventa qualcosa da distruggere, da spezzare, insultare. Cerchiamo pretesti per potercela prendere con le persone più vicine, perché sono lì, perché sono fisiche, perché le puoi toccare, perché quindi puoi provare un gusto particolare nel prendertela con loro. E quindi cerchi in tutti i modi di trasformarle in colpevoli. Perché quando ti senti così, beh, qualcuno ha sbagliato, qualcuno ti ha fatto un torto, qualcuno deve pagare, qualcuno deve soffrire quanto sta facendo soffrire me. La ragione è totalmente persa, è affogata da questo odio, non saprei come definirlo, da questo sentimento forte che lascia strascichi profondi, che diventa sedimentato, che si trascina nel tempo, al punto che ti resta questa sorta di sovreccitazione per cui devi scattare in qualunque momento. Qualunque cosa viene vissuta come un attacco personale, come qualcosa che va punito, che va condannato, che va distrutto, perché questo senso dentro urge per poter uscire. Ma se questa è una battaglia che combattiamo dentro di noi, a me succede, come dicevo, è successo anche molto di recente, beh, allora forse dovremmo essere portati, una volta che ritorniamo nel lato della chiarezza, della solarità, a avere un po' più di indulgenza nei confronti di chi magari in quel momento sta vivendo questo stato di sovraeccitazione indotta e di totale incapacità di ragionare. Buongiorno e buon caffè.